Allora, come anticipato con il nostro maestro Roberto Renga, adesso noi festeggeremo, io credo nel modo migliore, il 4 novembre, la festa dunque delle forze armate. Le festeggeremo adeguatamente, perché da qui a breve ne capirete anche il perché. Ne capirete il perché con i nostri ospiti in diretta. Devo dire che siamo anche abbastanza orgogliosi di quello che vi faremo ascoltare, perché gli ospiti che avremo rappresentano un orgoglio nazionale, rappresentano qualcosa del quale andare fieri da italiani. Io tutte le volte che vedo le frecce tricolori, ve lo confesso, proprio mi batte il cuore, sento appartenenza, sento fierezza di un paese. Voi direte: ma senti la retorica che stai emanando. Beh, sarà retorica, sarà quello che volete voi, ma è esattamente quello che io provo, naturalmente prescindendo da tutto ciò che poi c'è intorno a questi discorsi, ma riferendomi soltanto al fatto di veder volare questi talenti, questi straordinari assi dell'aviazione, e vedere quel tricolore in coda ai loro aerei mi fa veramente sentire fiero di essere italiano. Dunque, eccoli, sono con noi nelle persone di Jan Slangen, capo formazione Pony 1, e di Stefano Centioni, Pony 8, colui che nella formazione sta al centro del diamante. Buongiorno ad entrambi. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie. Vi ringraziamo moltissimo, perché stavo descrivendo prima del vostro ingresso la gioia di avervi qui e quanto ci fate sentire bene quando vi vediamo volare. Ecco, con voi volevamo festeggiare questo 4 novembre, la festa delle forze armate. Allora, chi è che ci vuole raccontare per primo quali sono le difficoltà, come vi allenate, insomma le vostre giornate? A voi la parola. Sì, inizio io, che sono il capitano Slangen, appunto il capo formazione delle frecce tricolori. Innanzitutto sì, ringraziandovi di questa opportunità che ci date di essere con voi. Grazie. Sì, dopodiché ricordando a tutti che oggi festeggiamo prima di tutto l'unità d'Italia e di conseguenza ecco è anche la festa delle forze armate. Per quanto riguarda l'attività delle frecce tricolori, che rappresentano appunto la professionalità non solo della forza armata nostra, quindi dell'aeronautica militare, ma di tutte le forze armate in Italia, è un'attività se vogliamo particolare, che possiamo riassumere in due periodi dell'anno completamente diversi, e sono un periodo che ci vede impegnati nell'addestramento e quindi nella costituzione di tutto quello che è l'insieme della formazione, e un altro periodo che più o meno come tempi si equivale, quindi 5 mesi, che ci vede impegnati ogni sabato e domenica a esibirci in varie località in Italia e all'estero. Certo. Centioni, e qual è il momento, sì, il momento più delicato delle vostre performance? Beh, non c'è, innanzitutto buongiorno a tutti anche da parte mia. Grazie, non c'è un momento delicato e preciso. Tutto il volo è abbastanza delicato in tutte le sue fasi, noi dobbiamo stare molto attenti, tant'è vero che ci alleniamo durante tutto l'anno e durante tutto il periodo, in particolare invernale, per fare in modo che le manovre che facciamo siano svolte nella massima sicurezza, per dare in modo di far vedere uno spettacolo il più bello possibile e rappresentare l'Italia in Italia e nel mondo nel modo più bello. Vi rendete conto che voi, soprattutto quando siete all'estero, su quegli apparecchi vi portate circa 50 milioni di persone che sono con voi fiere di esserci? Ve ne rendete conto? In realtà sì, ecco, io dico sempre che una delle soddisfazioni più grandi, delle gioie più grandi, è appunto l'atterrare in terra straniera, avere sì gli stranieri che ti fanno i complimenti e soprattutto gli italiani all'estero che sono appunto contenti di vedere
ogni tanto ecco un pezzo dell'amata patria stando lontano. Senta, mi rivolgo a Centioni perché abbiamo appena sentito il capitano Slengen. Dunque Centioni, voi fate una vita in comune sempre oppure una volta finite le esercitazioni ognuno poi ha una sua vita individuale, immagino che sia così con le proprie famiglie, ma magari anche nel privato continuate a frequentarvi, continuate a rafforzare questa armonia, questo sodalizio? Beh, sicuramente, noi prima di tutto siamo dei ragazzi normalissimi, abbiamo la fortuna di vivere e lavorare in un ambiente di lavoro altamente gratificante e sereno, quindi dicendo appunto la verità, noi quando andiamo al lavoro siamo molto bene insieme, come giusto che sia, ma anche fuori capita molto spesso di trovarci per andare a mangiare insieme o stare appunto insieme anche con le nostre famiglie. Tuttavia, come in tutti gli ambienti di lavoro, ognuno si può ritagliare o si ritaglia il tempo con la propria famiglia separatamente nella massima armonia. L'importante è che quando si arriva al lavoro si è sereni e tranquilli per poter svolgere appunto la nostra attività nel miglior modo. Senta, capitano Slengen, quali sono i competitors nel mondo che ci stanno più dietro, che ci stanno più appresso? Sì, c'è da dire che pattuglie acrobatiche nel mondo ce ne sono parecchie. La nostra è una delle più conosciute. In Europa, ecco, abbiamo appunto festeggiato l'11 e 12 settembre scorsi, a Rivolto, i nostri 50 anni, no? Quindi la nostra pattuglia è una pattuglia anziana e già rodata. E quel giorno abbiamo invitato a Rivolto quelle che sono le pattuglie acrobatiche straniere più importanti, no? Quindi c'erano gli inglesi, i francesi, i croati, ecco, le pattuglie che sicuramente come noi detengono un certo prestigio. Prestigio, sì. Però c'è una classifica? C'è una classifica? No, c'è soltanto il vostro esprimervi, eccetera, eccetera, ma non c'è un qualcosa che magari classifichi un gruppo più che un altro? No, non esiste. Non esiste volutamente, diciamo. Infatti proprio in questi incontri acrobatici dell'aria con varie pattuglie volutamente si cerca di non eccessivamente incentivare la competizione fra le varie pattuglie, ecco. Certo. E lei, Centioni, come è arrivato alle frecce tricolori? Io ho avuto la fortuna di poter essere inserito nella formazione del 2009, infatti in quell'anno ho ricoperto la posizione numero 9 e sono arrivato come tutti i piloti dell'aeronautica militare, nel senso che per entrare alle frecce tricolori bisogna avere dei requisiti oggettivi, quindi essere un pilota dei reparti caccia dell'aeronautica militare e avere un certo bagaglio di esperienza. E direi che è stata un'emozione molto bella il giorno che mi è stato detto che avrei avuto la fortuna e la possibilità di rappresentare appunto la mia nazione con le frecce tricolori. Certo, senta capitano Sleng, in ogni grandissima squadra vincente c'è un numero 10, c'è il fuoriclasse, c'è quello al quale poi si dà libertà. Nelle frecce tricolori chi è? Beh, in realtà il numero 10 c'è, nel senso che è il solista, quindi il nostro volo si compone appunto di un volo fatto da 10 aeroplani, 9 in formazione e uno che vola da solo e che è appunto il solista. Però la realtà è che a differenza di altri sport, per ottenere il nostro risultato ci vuole il contributo di tutti quanti, e quindi se è sì vero che ci sono diversi ruoli, dobbiamo tutti impegnarci per ottenere un risultato unico. Certo, però non mi ha risposto da gran capitano qual è, non mi ha risposto chi è il fuoriclasse, perché non vuole mettere gli altri in difficoltà. Però lei dice c'è, ma rimane lì, in mezzo ai 10, e va bene così. Dunque, e che succede, Centioni, una volta che voi terminate poi il percorso con le frecce tricolori? Continuate a volare all'interno dell'aeronautica militare italiana o magari siete liberi e andate a svolgere un'attività commerciale, eccetera? Beh, guardi, sinceramente no, perché noi prima di tutto siamo degli ufficiali dell'aeronautica
militare, quindi ufficiali piloti. Una volta che abbiamo svolto il nostro periodo all'interno delle frecce tricolori, che varia da un minimo di 5-6 anni fino a un massimo di 10 se si diventa eventualmente comandante, abbiamo la possibilità di ritornare o ai reparti di provenienza, che sono tutti i reparti dell'aeronautica militare, reparti volo, oppure siamo a disposizione della Forza Armata come qualsiasi altro ufficiale dell'aeronautica militare. Quindi quello che ci viene chiesto di fare, noi siamo ben disposti e contenti di servire il nostro paese nel miglior modo. Vi ringraziamo moltissimo, perché per noi è stato un momento di privilegio e anche di prestigio come radio aver ospitato i testimoni di una tradizione italiana che da Francesco Baracca in poi va perpetuandosi, va rinnovandosi, migliorandosi sempre, con questi fuori classe, con questi signori che abbiamo appena sentito, questi talenti di coraggio, di talento del volo e di applicazione costante, perché oggi credo che salire su quegli aeroplani e fare quello che loro fanno è qualcosa di decisamente straordinario. Ripeto, per un orgoglio nostro di paese e di italiani sempre più raro, dunque sempre più prezioso. Vi ringraziamo moltissimo, caro capitano Slengen. Grazie, grazie anche a voi. Molte, molte complimenti. Grazie e sempre più in alto, caro capitano Centioni, anche a lei. Grazie infinito. Grazie mille, buona giornata a tutti. Buona giornata, grazie a voi. Le frecce tricolori. Questo, indipendentemente da come la si pensi, o politicamente o socialmente, questo è un momento vero di aggregazione e di orgoglio di paese. È veramente un momento di felicità e di appartenenza. Così l'abbiamo voluto ricordare.